Visitiamo l'hotel che ha dato un po' di stupore perché essenzialmente è bello ed è per gli studenti, è qualcosa di bello pensato per gli studenti, non per tutti gli studenti ma per chi può permetterselo e con le sue idee sta già dimostrando un po' le cose. Questa è l'entrata. Wow! La regione toscana è tra le prime ad aver lanciato questo progetto, cioè è la prima, scusate, Firenze è la prima città ad avere un hotel di questo tipo. E beh, ora si va al... ne vado molto fiera di essere toscana, si va alla scoperta del ground floor e del rooftop e smitizzerò alcune cose. Ora. Questo è il ground floor e abbiamo appunto si gioca. Quindi c'è la laundry. Da. Si possono stirare i calzini e le lenzuola, le candarutelle, è fantastico perché effettivamente ci sono un sacco di problemi per gli studenti e secondo me possiamo fare anche tante altre iron table strokes. Quindi qua siamo al basement, mi sono fatta dare un sacco di informazioni su questo hotel incredibile chiamato Hotel per gli studenti di lusso ovviamente. E la cosa incredibile è che si connette molto bene a ciò che faccio, perché mi renderà un ambiente semifissa è appunto il fatto che chi ha ideato questa catena, Charlie McGregor e anche il suo partner che si chiama Dylan Ingham. Sì, hanno aperto ogni volta che inaugurano facendo delle bed talks, perché il mondo si cambia a letto, come dicevano John Lennon e Yoko Ono. Quindi voilà, questo è lo spazio dove appunto ci si ritrova a guardare Netflix e altre cose. Un letto. Il mondo si cambia a letto. Venuto suggerisce di la stessa cosa in sostanza. Fate l'amore, non fate la guerra. Scusate gli occhiali, anche ieri ho avuto la mia lunghissima bed talks, infatti sono di estremo buon umore. Se ne vede l'uscita, cioè, mi sono pure accorta che c'è pure un concept store. Voilà. E andando avanti. Ovviamente mi sono fatta spiegare tutto dallo staff prima, composto da giovani, belle e belle ragazze, tutti magri, tra parentesi. Questa, guardate l'arte contemporanea che c'è, che guarda, qua ci si fa colazione. E qua tocchiamo la luna mentre ceniamo e poi voilà. Questo è il tavolo sociale, c'è qualcosa di socialista, vedete, anche nella ricchezza, perché generalmente si ama condividere idee e aiutare gli altri, però nel merito. Ovviamente alla gente alla sinistra questo non va giù, perché ripeto, ci sono state molte critiche a quanto pare e io sono eccitata a andare contro queste critiche. No, i concerti, guardate questi qua, sono simpaticissimi, allegorici, di doppi sensi, direi che questo è un concerto molto veloce. E che dovrei spiegarmi, diciamo, di più. Se non trovo una maniera ancora più venusiana di vivere a Firenze, decisamente inizierò ad affittare una camera qua. Ecco, la mia residenza, il posto più strambo e criticato di Firenze. È bello. E come poteva in tutto ciò mancare una cantina ben rifornita? Tutto.
continuando, di francese c'è niente. Ah, Pomar, Borgogna, Borgogna, Chablis. Ci sono anche dei francesi, fantastico. Champagne? Champagne? Non c'è champagne. C'è. È su. Ah, è nelle casse dietro. Bene, allora c'è tutto. Grazie per questa visita. Ora dalla cantina, direi che quella cantina si finisce. Ho visto tutto. Di solito con l'inebriamento si finisce. Ciao a tutti, seguite The Venusians, la bellezza salverà il mondo. Krasota Spasiotmir. Paca paca. Bene, sono arrivata al sesto piano di questo tour. Non è che appunto devo fare un tour dell'hotel, volevo spiegare il concetto perché ovviamente è stato criticato dalla sinistra perché ha hotel per gli studenti di lusso. No, è anche per gli studenti, generalmente per gente che lavora, che ha bisogno di idee, per creativi che devono trovare stimolo. E stimolo intellettuale ovviamente, però con le bad talks direi che gli stimoli vanno un po' ovunque. Guardare Netflix magari con gente che viene da tutto il mondo è lo stimolo The Venusians per eccellenza. Ora vi faccio vedere la piscina e il rooftop bar, che boh, cioè è la modernità che probabilmente riesce quasi a mettersi in contrasto, in competizione, non contrasto direi, però convive con Piazzale Michelangelo. La vista è ancora più strabiliante che in Piazzale Michelangelo, quindi tenetevi forte. Intanto vi faccio vedere il bar, che è questo, però oggi è ancora chiuso perché su The Venusians siamo praticamente precorriamo tutto perché l'albergo è stato aperto ieri al pubblico, l'inaugurazione è stata una settimana fa e ovviamente noi siamo on spot. Ora guardate la piscina e strabiliatevi, come si dice, letteralmente anneghiamo nella bellezza.